Ateoronse. Eccolo là. Mettiti in salvo! Attirerai su di noi gli uccelli di Ares! Cosa? E tu chi saresti? Chi ti ha salvato la vita? Potresti anche ringraziarmi. Dovevi proprio uccidere le mie galline migliori? Ma da come parli, omuncolo? Sono qui per conto di tua sorella, che mi ha dimostrato il giusto rispetto. Non irritarmi. Allora puoi dirle che sto bene. Forse posso procurarmi una capra della Messara, catturare un leone e farla incrociare. Magari con un serpente. Farei una fortuna. Calcippe, tuo fratello è un tipo singolare, ma è vivo e direi che sta bene. Grazie, ombra dell'aquila. Sì, è un po' difficile, ma hai ascoltato le mie preghiere. Sarò per sempre la tua devota servitrice. Le sacerdotesse stanno preparando una grande festa in tuo onore perché tutta l'Inù possa celebrarti. Sarà davvero magnifico. Alexios, una tragedia. Mirto è stata colpita da una malattia. Portami da lei. Era emozionata e ansiosa di partecipare alla celebrazione in tuo onore. Correva ovunque in preda all'agitazione e all'improvviso è collassata. Ti prego, ombra dell'aquila, puoi fare qualcosa per lei? Qualcuno ha visto qualcosa? Aveva delle ferite? No, nessun morso di insetto o di serpente, ma la sua fronte è scotta. Cosa faceva Mirto quando è collassata? Preparava la carne per la celebrazione, secondo le istruzioni della sacerdotessa. Dov'è ora la sacerdotessa Siona? Non lo so. Ho sentito che cercava aiuto e diceva alla gente di non temere, ma è scomparsa. Un comportamento strano. Chiedo in giro se qualcuno sa qualcosa e vedo se riesco a trovare la sacerdotessa.
Ombra dell'Aquila, che cosa ho fatto per offenderti? Niente, voglio solo sapere se hai visto che cosa è successo a Mirto, la ragazzina. L'ho vista assaggiare la carne per la tua celebrazione, dopodiché si è ammalata. L'ha assaggiata? Sì, perdonami, ti prego, non punirmi. Cosa? No, certo che no. Non maledirmi con la tua ira. Cosa? Perché dovrei maledirti? La tua ira è leggendaria, ma noi vogliamo solo compiacerti, al contrario di quella ragazzina irrispettosa, Mirto. Cosa ha fatto Mirto? Non saprei. So solo che Siona l'ha chiamata furfante e ha detto che l'hai punita per le sue trasgressioni e per dare a tutti noi un avvertimento. Ma è ridicolo! Devo trovare Siona. Ti prego, ti ho detto tutto ciò che sapevo della ragazza e della tua carne. Ti prego, ti ho detto tutto ciò che sapevo della ragazza e della tua carne. Capelli grigi, dove trovo la sacerdotessa Siona? Tu lo saprai. Lei e le sue sorelle hanno un rifugio appartato. Nessuno sa dove sia. È nascosto agli occhi della gente comune. Non dirò altro per non rischiare di offenderle o di offendere te. Quelle donne non parlano per conto mio. Dimmi subito dov'è o mi infurierò. Sì, sì. Di solito si ritirano in un rifugio segreto, oltre il confine con l'Elide. Facciamo due chiacchiere. Via Phobos! Dai.
Siona! Perché sei fuggita dal villaggio? Me ne sono andata per consultare le mie sorelle. Dovevamo scoprire cosa ha afflitto la povera ragazza. Linu ha offeso in qualche modo la divina ombra dell'Aquila. O sono i poteri superiori dell'Olimpo a metterci alla prova? Gli dèi mettono alla prova la nostra fede. O la tua. Non parlare per enigmi. Dimmi che cosa vuoi dire o affronterai la mia ira. Furiosa ombra dell'Aquila! Noi vogliamo solo renderti onore. Voglio sapere cos'è successo a Mirto e come aiutarla. Abbiamo pregato per una risposta e l'abbiamo ottenuta. Nella grotta sacra c'è una pianta che può salvarla. Ma è troppo pericoloso per noi comuni mortali andare lì dentro. Vado a prenderla. Immarton, Pafse! Per Zeus, che bestione! Le sacerdotesse si aspettano che io diventi cibo per orsi. Prima l'orso, poi la pianta. Ho la sensazione che le sacerdotesse sperassero in un dio martirizzato e non in un mischio infuriato. Presa. Un momento. Questa pianta è solo un'erbaccia. Non serve a nulla! Malaka! Dell'ombra dell'Aquila, non avremo più Siona, ho ucciso il tuo orso. Sei qui! Sei vivo! Vivo e vegeto, e infuriato. Sarà meglio che abbiate un antidoto per Mirto, altrimenti... Altrimenti? Avete usato il mio nome per controllare il villaggio, e al mio arrivo avete avvelenato Mirto e cercato di farmi divorare da un orso. No, mai! Sì, è tutto vero! Chiudi il becco, razza di... Dammi l'antidoto, Siona, prima che vi trasformi tutte in lumache e vi seppellisca nel sale! Bene, ora restituite al villaggio le ricchezze che avete sottratto, o vi farò desiderare di aver irritato Hera, anziché me! No, ombra dell'Aquila, ai tuoi ordini! Sì, subito! Obbediamo! Ho detto subito!
Ho la medicina per Mirto. Presto, diamogliela. Alexios? Shh, riposa. Ce l'hai fatta. Ci è mancato poco. Devi parlare con gli abitanti. Ascoltate la mia voce. Ho salvato Mirto e voglio benedirvi tutti quanti. Pregate, occupatevi gli uni degli altri e prospererete. Grazie, grazie, ombra dell'Aquila! Forse mi ci vorranno anni per completare la tua statua, ma mi accerterò che sia assolutamente perfetta, proprio come te!